La grande rissa. Era la notte del 27 novembre quando scoppiò l'inferno in centro storico a Vicenza. Per la gravità di quanto accaduto, il questore aveva subito disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del bar, l'unico aperto a quell'ora di notte, in contrapescherie vecchie. Il titolare del locale, dopo qualche giorno, fu denunciato dalla questura perché, secondo gli investigatori, la notte della rissa, al momento dell'arrivo della polizia, 6-7 giovani coinvolti negli scontri sarebbero stati fatti entrare nel bar presumibilmente per sottrarli al controllo degli agenti. Oggi il comune di Vicenza ha disposto con un'ordinanza la chiusura del locale fino all'8 gennaio con divieto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento fa seguito all'avvio, il 15 dicembre, del procedimento di sospensione temporanea dell'attività. Il direttore dei servizi degli uffici pubblici ha determinato l'estensione della chiusura del locale di contrapescherie vecchie, che spesso si è reso protagonista di episodi incresciosi, incivili e soprattutto di risse all'esterno del locale. Una chiusura che sarà portata fino all'8 gennaio, dopo la chiusura da parte della questura ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza. Quindi da questo punto di vista è un provvedimento importante, valuteremo ulteriori provvedimenti per i mesi a venire.